cioè, si stanno preparando, si sono rilassati tantissimo. No, inizieranno adesso le proiezioni. Inizieranno le proiezioni non di un lungo mediometraggio, ma le proiezioni di arti marziali. Io non so se avete visto, in genere il personaggio Mister Giallo Tre Cravatte quest'oggi non ha le cravatte, ma uno pseudo kimono. Ecco, fra un po' andrò pure io sul tatami. E così vediamo se finalmente, per la gioia di qualcuno, mi spezzeranno le ossa. Perfetto, relax, yes, jazz along anyway, if I listen, non so che cosa... Andrea, chiamate Andrea. Andrea, dove si trova? Eccolo qui, Andrea, fantastico artista, buongiorno, è comparso Andrea, ma come mai, che succede? Dove si trovava prima, signor Andrea? Prima stavo ascoltando una lezione di vita del maestro qui dietro che lui... mi stava insegnando, perché ecco, nella vita non si finisce mai di migliorare, e mi stava facendo una lezione sulle campane tibetane, sulla, diciamo, sulla legge di attrazione, l'energia, e stavo ascoltando, ci stavamo scambiando opinioni. Infatti notavo, non so se le telecamere permettevano, che mentre noi parlavamo lei era disteso, sembrava praticamente sì, morto, io... no? In realtà no, assumeva il suono delle campane tibetane. Sì, mi stavo sì rilassando proprio per ascoltare meglio e per discutere meglio di questa cosa. Poi io, studiando comunque per passione la fisica quantistica, certo, e cerco di applicarla in quello che faccio io, cioè nella kickboxing, e allora stavo cercando di assorbire il più possibile, diciamo, questa cosa delle campane tibetane. Certo. Secondo me noi siamo fatti di energia, quindi certo, le campane tibetane emettono questa energia e noi siamo come una parabola e cerchiamo di assorbire il più possibile. Certo, poi in questo periodo pasquale i nostri vicini pensavano fossero le campane della messa delle palme, in realtà sono le campane tibetane. Quindi sì. Qual è stato il suo primo giorno di campane tibetane? Ieri. Ah, proprio ieri? Sì, ieri. Hanno suonato bene a dovere? Sì, diciamo. A dovere, sì, abbastanza bene. E abbiamo iniziato proprio con questo seminario con le campane tibetane, e è stata una bellissima esperienza perché mi sono comunque rilassato, ma ho assorbito proprio più energia. Infatti con il continuare della giornata diciamo, mi ha dato proprio la carica giusta per affrontare questo seminario. Ecco perché invece il nostro caro Lorenzo dice relax, perché diceva intervista uno che si è rilassato. Lei sì, si è rilassato. Io mi sono rilassato, sì. Quindi lei... Lo confermo. Lei è un attore? Sì, sono un attore, ho partecipato a un film con Maurizio Mattioli e ho lavorato anche in una casa cinematografica, e ho fatto in questo film Rabbia in pugno, ho fatto i titoli di testa, una scena iniziale, e è stata per me una bellissima esperienza. Poi ho fatto altre cose anche in TV con il mio maestro di vita, e abbiamo fatto un programma Gold TV nel 2010, Impariamo a difenderci, e poi ho lavorato alla RAI, ho fatto qualcosina alla RAI, e poi ho lavorato come cameraman al uno spettacolo di Nanni Moretti, Musica e Parole, all'Auditorium, Parco della Musica. Quindi non solo attore, artista in genere, anche interessato tantissimo alle arti marziali. Sì, sì, tantissimo. Infatti io sono anni che pratico, e poi ho avuto un grande maestro di vita, che purtroppo, ecco, se posso dedicare questa intervista a lui, purtroppo lui è venuto a mancare 2 anni fa. Per me è stato come un punto di riferimento, diciamo il vero esempio. E io sono 4 volte campione dilettanti di kickboxing e pluricampione professionista. Adesso ho una squadra, un team, una scuola, Art of Combat si chiama, e ne approfitto per salutare i miei allievi. E adesso sto praticamente continuando, cerco di divulgare quello che il maestro mi ha insegnato per tutti questi anni. Questa energia positiva che dicevamo sì, prima, non so se lei ha avuto modo anche di ascoltare, adesso la sta passando ai suoi allievi. Sì, sì, è un cerchio, diciamo, una catena. Perfetto. Ok, e niente, volevo insomma, ecco, dedicare questa intervista al mio maestro. Lui è stato 4 volte campione del mondo di kickboxing, e cioè, per me è molto importante dedicare questa cosa a lui, perché cioè, ha fatto di me un uomo. Poi sono tanti anni che stavo con lui, e quindi è una persona per me nella mia vita importantissima. Sì, e quindi vuol dire maturità, la disciplina di queste arti marziali. Sì, no? Maturità, e diciamo ti dà una condizione di vita mentale a livello spirituale, no,
le arti marziali sono la base della vita, come l'alimentazione. Alimentazione e sport sono la base della vita. Certo. Bene, io la ringrazio. Non le do del tu perché ho paura, perché visto che poi è specializzato in maniera costante potrei sbagliarmi, quindi sempre manteniamo un po' di distanze, scherzo. Senti, io ti faccio i miei complimenti, adesso io del tu e tanti tanti in bocca al lupo, come si dice poi nel linguaggio artistico, no? Sì, crepi il lupo. Ma non solo, anche non è una parolaccia, no, merda. Facciamole tutte. Ambizioni per il futuro, invece. Allora, per il futuro, allora, sto cercando di... Progetti. Sì, allora, ho vari progetti, ecco, vabbè, intanto, diciamo, proprio divulgare questa cosa ai miei allievi, e infatti anche un... ho un allievo, ecco, di 15 anni che ha preso proprio l'altra settimana il titolo da campione italiano dilettanti, e poi spero insomma di spero di cercare di prendere il titolo dilettanti, titolo, scusate, professionisti europeo, però devo trovare un buon manager e quindi adesso sto cercando. Alla ricerca. Bene, alla questo ricerca. Messaggio è andato. Io a questo punto come si dice in questi casi, mi immergo nella mia posizione, perché devo dire che mi ha rilassato tantissimo questa intervista. Per chi ha visto le scorse interviste, andavamo veramente ad una velocità pazzesca, invece le campane tibetane, questo ambiente mi ha veramente rilassato e adesso devo immergermi assieme a tutti i nostri amici, che sono Guglielmo Parodi che ovviamente non ha a che fare con la presentatrice. Sì, ci tenevo a dirlo. Perfetto. E poi Lucio Scarpa. Ciao. Direttore artistico di Radio Globo, come abbiamo detto prima, e il nostro allievo. Rinaldi Andrea. Numero uno, quello che abbiamo intervistato. Adesso c'è una piccola metamorfosi, una trasformazione, perché come succede molte volte, la fortuna di avere anche altri atleti, altre interviste, giusto? Ci permetterà di capire meglio questo seminario. E quindi a questo punto entra un'altra atleta.